Buongiorno, sono Andrea Farsacci, chef del ristorante Lo Scalo di Pieve Ligure. Siamo un ristorante di pesce, cucina siciliana, pizzeria e oggi vi presenteremo un piatto che è un piatto della cucina classica siciliana. Quello che mi piace di questo piatto è che è un piatto che racchiude, diciamo, quasi tutti i profumi essenziali della Sicilia, no? Perché avremo, preso la melanzana, che le melanzane in Sicilia, come sapete, vanno a finire dappertutto. Abbiamo le olive in salamoia, aromatizzate col finocchietto. Abbiamo il finocchietto selvatico, che anche questo qui lo vediamo in tanti piatti. Abbiamo questa, come si dice in siciliano, murdica, che noi in questo caso è del pane grattugiato, un pane di grano cotto a legna che io ho aromatizzato col finocchietto selvatico. Abbiamo i maccheroncini al ferretto fatti con la semola di grano duro. Abbiamo i cucunci, questi qui vengono da Vulcano. Sono il fiore del, prima che sbocci il fiore del cappero, e poi il principe dei piatti della cucina siciliana, che è il pesce spada. Allora accendiamo, mettiamo un po' d'olio qui, diciamo che andremo un po' più abbondanti, visto che poi serve anche per condire un po' la pasta. Però questo qui lo dovremo tagliare a dadini, faremo dei dadini più o meno tutti uguali, in modo che abbiano tutte la stessa cottura. Una cottura molto veloce. Mettiamo le olive, un pezzettino di peperoncino che sia proprio una piccolissima nota piccante. Lo facciamo andare piano piano. Poi prendiamo anche qui il cappero, il cucuncio, lo tagliamo a fettine. Perché saliamo a questo punto, aggiungiamo le melanzane che abbiamo fritto, ecco. Mettiamo un po' di questa finocchietto selvatico che abbiamo preparato noi, che le teniamo tutto l'anno nei vasetti. Aggiungiamo un po' di menta, non tantissima, deve dare solo questa nota fresca. Allora, questi qui li abbiamo bolliti. È molto importante farlo andare per qualche minuto in padella, in modo che si assorba tutti questi profumi e che riusciamo anche a tirare fuori un po' di amido della pasta, che lega un pochino, sbattendo così. Direi che ci siamo. La parte croccante del piatto, ecco qua, il piatto è pronto.